Ascolta, attenzione, ci sono un paio di canali fake che riportano il mio nome. Voglio solo assicurarvi che questo è il mio unico e vero canale. Vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanella. In questo modo avrete una notifica quando sarà reso pubblico un mio video. Tetto ciucciante. È del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo. Ciao, come ciao. Va? Bene. Ciao. Benissimo. Saluto tutti gli ascoltatori e fedelissimi di questo programma che ci seguono ogni giorno. Soprattutto quelli che in auto o sul furgone mentre lavorano, li accompagniamo ovunque. L'italiano perché il bello della radio è che possiamo stare con voi ovunque andiate, tranne sottoterra. Certo. Ma tranquilli, prima o poi sorpasseremo Radio Maria anche in quello. Certo. Ma adesso pensiamo alla diretta di oggi con Pippo Palmieri, Letizia Puccioni, Paolo Noise, Fabio Alisei e Marco Mazzoli. Ma lo vogliamo fare un applauso a Marco? Perché? Perché se ne tornerà a Miami. Vai Pippo, musica trenino. Duman, se va via, Duman. Ti mancherò, lo so che ti mancherò. Sì, mi mancherai di brutto, veramente. Mi piace quando sei qui. Mi sento giovane quando sei qui. Quando non ci sei percepisco tutto il vuoto dell'esistenza. Anche il cielo sembra più scuro. Il sole non scalda. Chi ti dirà buongiorno comunista di merda, eh? Chi te lo dirà? Poi io percepisco la tua energia, il tuo buon umore. Lo so. Sei come una medicina per me, Marco. Vai. Lo Zobi 105, il programma più ascoltato d'Italia. Buongiorno Italia, buongiorno Miami, buongiorno. Buon venerdì, buongiorno. Allora, il coglione, dobbiamo spiegare agli ascoltatori quanto è coglione Paolo Noyes. Oh, perché essere coglione è un conto, lui è super coglione. Super coglione. Perché cosa ha fatto? È partito ieri pomeriggio, dopo la puntata, è partito, è arrivato a Miami e praticamente sta lì, quanti giorni sta? Una settimana? Cinque giorni e poi torna a Milano. Sei giorni, torno giovedì e venerdì sono in diretta da Milano. Ma perché? Perché c'è l'EICMA sabato, ma non posso mancare. Ma perché non sei rimasto qua e partivi dopo l'EICMA? No? Perché avevo già fatto i biglietti, tu dovevi partire il 28! Scusa, adesso hai comprato 4 biglietti invece che 2. Ma non potevo spostarli perché il viaggio con mia moglie è predisposto perché c'ho il cagnolino. Quindi non poteva andare lei da sola. È una scusa del cazzo, mia moglie ha volato con due cani, deficiente. Marco, i biglietti me li pago io! Devo risparmiare! Capisci? Ma non stai risparmiando! Ne hai comprati 2 in più! Sì. No! Non li ho comprati io! C'è del foraggiamento clandestino qua! Adesso si scoprono gli altarini! Che schifo, che schifo! Nel senso che i biglietti per venire qua con mia moglie li ho comprati io, ma per andare a fare quello che devo fare il weekend me li hanno comprati loro. E non potevi, scusa, sfruttare quelli che ti hanno comprato loro? Ma guarda che è proprio babbo! Ma è successo dopo! La mia vita è non andare bene! Fossi stato io, mi sarei nascosto in uno studio simil Miami per una settimana fingendo di essere là e così avrei approfittato di un biglietto gratis. C'è la tecnologia, si può trasmettere da ovunque, ti facevamo un greenback qua dietro e tu facevi finta. Tu pensami di Letta Leotta in questo momento. Non ce la farei mai. Ma non ce la fa neanche a farsi vedere. Cioè, sì, perché riesci a stare dietro il microfono anche da solo nello studio, Paolo? Scusami. Allora, Letizia, prima che le tue frequenze aumentino ancora di più, allora, questa è la mia posizione Miami. C'è il microfono davanti alla faccia che mi copre. Che non ti si vede. Non sono a fuoco, quindi non sono troppo presente sul microfono. Scusa, allora sei scemo. Allora, siccome si può svitare il microfono, puoi girarlo e stare davanti.
davanti alla telecamera. Ma perché devo minare le mie sicurezze? Questa è la mia comfort zone. Ma vedi così. Vedi che è mimetico lui. Ehi, hey, stai lontano dai miei cimeli, sacco di merda. Non toccare niente, mi dà fastidio. Allora, Marco, io se posso dirti, ho trovato tutto pulito, tutto coperto di feci, come sempre. Bene, volevo scrivere una cosa, non ho toccato la penna. Volevo mettere una password, l'ho fatta mettere Erasmo. Con i guanti. Per il resto mi sto muovendo proprio ma così. La domanda è questa: stamattina mia moglie mi manda un messaggio dicendo sono con la mia amichina, andiamo in radio a Darmanforte al Ciccion. Perché? E invece non ci sono. Dove sono le donne? Scusami. Le ho viste uscire prima con un ragazzo, uno stripteaser. Con i pantaloni senza culo. Bene. Beh, ragazzi, io direi che oggi potremmo aprire con una notizia incredibile. Oh, bene. Perché il nostro Fabio Alisei praticamente sta per adottare un cane. Cioè, una roba. Diciamolo piano perché non riesco a far concretizzare questa fantasia. Ma perché? Vuoi spiegare perché? Perché in pratica abbiamo deciso di adottare un cucciolo, anche perché per i miei figli è il primo cane. Certo. E quindi vogliamo fargli fare bene tutto il percorso, insomma, sì, educarlo insieme, eccetera. E quindi su Instagram ci sono tutte queste associazioni che salvano le cucciolate che nessuno vuole, abbandonate. E questo è fantastico. Allora ti chiamano, tu li chiami, fai tutto il test psicologico telefonico. Lei si droga, sì. Mia moglie mi guarda e mi dice: devi rispondere no. Ah, ok. Altro cane e la bambina che piange. Lei si droga? No. No. Come no? E mi seguono in radio. Al terzo che chiamo non sa chi cazzo sono, parla mia moglie. Ok. Tutte le volte arriviamo in fondo. Sì, adesso la settimana prossima. Mi dispiace, è stato già adottato. Che cazzo. È la terza volta che chiamo. Ma scusa, ma chiedi a me. Allora, siete due tu e Paolo siete due buffoni coglioni di merda. Ma gliel'ho detto a Cristina. Ma sì, ma cazzo, sai che io conosco tutti. No, gli ho detto che siamo due buffoni di merda. Okay. Tra l'altro io volevo salutare la Chicca che sta vivendo un incubo, ragazzi. Lei purtroppo sapete che ha adottato un cane di 9 anni, sì, che ha vissuto una vita infame, è arrivato vita da cani. No, veramente una vita infame. Lei ha deciso di donare gli ultimi anni di vita a questo cucciolone nel migliore dei modi e purtroppo si è ammalato all'improvviso e quindi adesso è qua con noi oggi. Ma mi hai fatto piangere per 3 giorni, te lo giuro. Non potevi stare a casa? No, patata. Niente. E quindi ci stiamo sbattendo un po' tutti, soprattutto la moglie di Paolo, devo dire, che ha fatto telefonate, mandato mail. La famiglia dello zoo nuda si è mossa, a parte Alisei che è un merda insensibile. È vero. Però una roba volevo dire, scusa, ma perché non esiste? Ne parlavamo stamattina. Costa un fottio salvare la vita a un animale domestico che fa parte della famiglia di fatto, no? Perché certo, lo cippi, è sotto il tuo nome. Allora, non esiste il pronto soccorso, non c'è nessun tipo di assistenza. C'è una famiglia che non ce la fa affrontare una spesa tipo 2-3 mila euro per curare il proprio animale, non esistono neanche le assicurazioni adatte, è veramente impossibile. Ma infatti io proporrei di aumentare un pochino le tasse per fare in modo che la sanità anche per gli animali domestici sia gratuita. Ma non lo fa, no, ma non è così, cioè se fosse così io sarei d'accordo, ma non è così. No, non è così. Cioè, allora, se mettessero una nuova tassa, certo, secondo me tutti gli italiani sarebbero molto felici di pagarla. Le accise per sul carburante. Togliamo un'accisa si chiama, no? Tanto quella guerra lì non la vinciamo, no, ragazzi. Infatti, no, quale quella in Abissina non ce la facciamo, no, non la vedo mai bene, ragazzi. No, non ce la faccio. Io comunque ho avuto un'idea, ridammi la base da re per favore, sapete che sto lavorando. Ieri sono andato a trovare mia mamma, ieri mattina. Ah, com'è andata? Bene, tutto avete bene. Mangiato? Era suo compleanno. Auguri. E sono andato a Castello Arquato e ho mangiato dentro il castello, certo. E ho iniziato a diffondere il verbo. Ma vi piacerebbe avere un re loro? Sì, che bello, tutti in costume. Io ho il costume nell'armadio. Vogliamo anche la peste. Allora eravamo lì seduti, io e quella squilibrata di mia mamma, che saluto, che ovviamente vestita da principessa, da un albero di pere non nascono mele. Allora ho detto: mamma, voglio fare il re. Mi fa: cazzo, una bella idea. E le ho detto: scusa, non sono stupito, è una bella idea, ma nonostante odi tuo padre, quindi sai, lei vede parzialmente mio padre, certo, in me, sì. No, tuo padre lo vede alla gogna. Al basta. Allora, scusa, ho avuto un'idea fantastica. Certo. Allora noi paghiamo le tasse, cioè qui in Italia, alcuni di noi, vabbè, si pagano le tasse e i soldi vanno tutti a Roma, giusto? Sì, esatto. E lì si disperdono e succede quello che sappiamo. Ma c'è un buco nella cassaforte, Marco. Allora io dico: ma scusami, ma perché non facciamo pagare le tasse? Diciamo che tu vivi a Castello Arquato, sì, ok? Paghi le tasse come tutti gli altri e i soldi vanno a Castello Arquato, se vivi a Castello Arquato. Ma le tasse comunali, infatti. No, credo l'avesse proposto Bossi nel, sì, 92. No, ma lui voleva fare nord, centro e sud. Invece qua ogni paese ha il suo rappresentante e tu mandi i soldi al comune del tuo paese e lui compra la macchina. Eh no, perché lì lo sgami subito. Cioè, se tutti pagano le tasse, ok? A parte che è più facile controllare chi non le paga, che certo, se sei in un paese con 500
500 abitanti. Uè, Franco, cioè, lì Franco, dai, non hai pagato sto mese. E uno dice, pezzo di merda. E poi è più facile gestirlo. Ah, come un'enorme riunione di condominio. Bravo, sai che i condomini hanno la lettera dell'infamia, no? Poi, dove segnano. C'hai le città più grosse, tipo Milano, dove diventa un po' più complesso. Ma puoi sempre controllare. Quando tu vai alla riunione di condominio, occhio a quello che dici, perché il re è cattivo. No, quando tu vai alla riunione di condominio, tre condomini su 10 non hanno pagato la rata del tetto. Sì, e siamo in un palazzo. È vero, tu immaginati un comune di 500.000 abitanti. Ma è più facile così. No, allora è più facile ancora. È questo, guarda. Senti, ascolta. Sì. Le tasse in ordine alfabetico. Sì. Allora, questo mese li pagano tutti quelli con la A. E così sai, capito, chi non ha pagato. Okay. Perché secondo me, ad esempio, quelli con la R, tutti evasori. Perché? No, allora, non conosco uno che si chiama con la R che paga le tasse. Riccardo? No, no, di cognome. Ah, dico, tipo Ricciarelli. Ricciarelli, ma dai. Vai, evasore totale. Ma perché? Gira in BMW, mai pagato una tassa, Ricciarelli. Rorro, ma Rollo, quello degli autogol. Vai, sì, vai, bene, vai. Apri le pagine gialle a Roma, clicchi un nome a casa, è uguale. Figa, cioè, però è vero, Rossi, cazzo, è il cognome più comune in Italia. Tutti evasori, bastardo. Conti in Rossi, infatti, si fanno chiamare. Che fanno finta di non avere soldi. Vabbè, datemi tempo, mi sto organizzando. Io butto lì le idee, poi voi potete anche aiutarmi. Parto da re di Castellarquato. E che è già qualcosa. E pian piano conquisterò di nuovo tutto il paese. Io sto già organizzando i pugnalatori. Bravo Paolo, grazie. Perché ci vuole un assassino. Scusa. Comunque, ragazzi, è il momento di collegarci con l'ultima puntata della settimana della promessa. Sapete che sono partiti per questo viaggio nel tempo per cercare di evitare che Nappa nasca in quel giorno lì, perché se nasce in quel giorno lì muore dopo tre giorni. Esatto. Cioè, lo stiamo dicendo seriamente, come se fosse una trama reale. Io sono appassionatissimo, c'è una serie meravigliosa. Ci colleghiamo, la promessa, andiamo, vai. Lo Zoo di 105 presenta La Promessa. La promessa avrà particolari di amore in movimento, avrà secretos che nunca saldrán ahí fuera, será tan bello come il vuelo di un avión. La Promessa. La soap opera a prova di scempio. Prova di scempio. Nulla è come niente alla promessa. Arrivati fino in Africa per modificare la data di nascita di Nappa, Don Alonso, il figlio Manuel e la stessa cameriera si rendono conto che l'unica possibilità di scongiurare la tragedia prevista dall'oroscopo è quella di tornare indietro nel tempo e anticipare il parto della madre di Nappa. All'epoca anche lei impiegata come cameriera presso la tenuta. Chiudi quella porta, sciocca. Andando a piedi non arriveremo mai in tempo nel passato. Dobbiamo prendere la macchina. La macchina del tempo. Per farlo ricevono l'aiuto di due viaggiatori del tempo che si offrono di dar loro un passaggio in cambio di uno stock di vestiti della prestigiosa linea di abbigliamento ideata dallo stesso proprietario della tenuta. Come andrà a finire? Come andrà a finire? Non ci resta che scoprirlo, ma prima una parola dal nostro sponsor. Questo programma è presentato da DonAlonsoOutfit.it. DonAlonsoOutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo. Come andrà a finire? Non ci resta che scoprirlo in La Promessa. Avrà particolari di amore in movimento. La Promessa già sarà questione di suerte. Allora ci vediamo all'una un quarto in punto nel parcheggio dell'S Lunga. Ma Doc, ma non era il Twin Pines Mall? Sì, ma ho cambiato. Ci sono i saldi sui cetrioli e i pomodori. Saldi passo sono. Prima a far la spesa e poi aiutiamo Don Alonso e quei quattro andati a tornare indietro nel tempo. No. Manuel, Nappa, ecco a voi la macchina del tempo. Cazzo, ma è un rotolo di merda. Oh, non si può andare nel tempo in treno. È anche un po' piccolino, non ci entriamo tutti e due qua dentro. Non rompete il cazzo, ecco, eh. Questa è una magnifica DeLorean. Ne hanno fatte 4.000 e la comprate tutte quel coglione di Mazzoli. A me mi sembra una caffettiera. A me mi sembra che il vecchio aterosclerotico. Doc, maledizione, te l'avevo detto che non era una buona idea usare una DeLorean. Ma questo come parla? Un bambino con dei problemi, un vecchio pervertito pederasta. È un bambino coi problemi. Scusami, Manuelito, ma da che pulpito? Non lo so, è una domanda difficile, non sono preparato. Presto, non c'è tempo da perdere. Tornate indietro nel futuro. Vabbè, quella roba lì.
Accidenti, io non conosco la DeLorean e io sono nato nel 1994. Solo un coglione come Mazzoli poteva comprarsene due. Perché poi due? Romani. Bene, abbiamo fino a mezzanotte per trovare la madre della cameriera Nappa e convincerla a partorire la cameriera Nappa. Esatto, e visto che ci siamo, le diremo anche che presto qualcuno la ucciderà. Così ha tempo di scegliersi il vestito giusto. Ottima idea. Mi domando però dove potrebbe trovarlo un abito. Per un'occasione così speciale. Cioè, ci vuole un vestito che è bello. Se permetti, io le consiglierei di visitare Don Alonso Outfit. Don Alonso Outfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo. Perché? Hanno anche vestiti da donna? Ma certo, con le linee Don Alonso Donna e Don Alonso Bambino, quest'inverno Don Alonso Outfit.it è pronto a vestire tutta la famiglia. Sempre con un occhio al portafogli, ma tutta l'eleganza di un ricco proprietario terriero che fuma sigari d'importazione mentre i servi si spaccano la schiena nei suoi campi. Don Alonso Outfit.it. Ma va. Fate rumore. Arriva qualcuno. Sta arrivando. Ma si può sapere cos'è tutto questo silenzio? Qui c'è gente che sta cercando di covare un feto per dindirindino. Ma come mai c'è Gorbaciov con la fica improvvisamente? Don Alonso, questa signora super cicciona che mi somiglia tantissimo deve sapere di certo dove possiamo trovare mia madre. Glielo chiedo presto. Ma non capisci, cameriera Nappa, questa signora schifosamente grassa che ti somiglia tantissimo è tua madre, no? Scritto nelle stelle, ovvio, no? Ti somiglia. Si può sapere di cosa state blotterando? Non so se lo sapete, ma qui c'è gente che è qui. Signora madre di Nappa, mi permetta una parola. Galosce. Galosce comode ed eleganti, ideali per proteggere i piedi dall'improvvisa rottura delle acque. Da oggi in offerta solo su donalonsooutfit.it. La scritta Palmieri. Don Alonso, ma lei? Quasi non la riconoscevo. Mamma mia, com'è invecchiato. Se lo sapevo non mi facevo scopare. Se lo sapevo non mi facevo scopare tanto facilmente. Sì. Mi permetta che le spieghi. Sono Don Alonso, sì, ma il Don Alonso del futuro. Sono appena arrivato qui nel passato con i miei compagni di viaggio per metterla al corrente di un fatto molto importante. Io comunque Ivan Drago con le tette non ho capito chi cazzo è. Mi lasci indovinare. Mi volete dire che devo partorire in anticipo per salvare vita mia figlia di futuro? Sbagliato. Sono qui per parlarle Don Alonso Premaman, la nuova linea per la donna che non vuole rinunciare all'eleganza neppure nella dolce attesa. Prego, dia pure un'occhiata al nostro catalogo. No, mi piace niente. Ma come si permette? Nessuno ha mai avuto da ridire sulla qualità del marchio Don Alonso Outfit.it. Questa è un'offesa che va lavata col sale. Sale. Ti butto addosso il sale. No, io sono mortalmente allergica al sale. Muoio E partorisco. Don Alonso, ma allora è lei che ha ucciso mia madre? Sì, evidentemente è così. Potrai mai perdonarmi, cameriera Nappa? Ma Don Alonso, con questa bella camicia di begonia, come potrei serbarle rancore? A proposito, dove l'ha comprata? No. Ma c'è davvero bisogno di specificarlo? Alla standa. No, l'ho presa alla standa. Cioè lui non si compra questo. Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa. O su www.donalonsooutlet.it.
Madonna, siamo alla follia totale. Sono interessato al latifondismo di questo marchio. Sì, lo sai, immaginavo. Vorrei comprare un bel latifondo dove piazzare i miei servi della greva. Invece non si può. Invece niente. Senti, bel ragazzo col ciuffo biondo, la Denaro, com'è, yeah, com'è lì? Com'è Miami? Tutto a posto? Allora, posso dirti che sono arrivato in una nuvola di scorregge, ecco, perché non so per quale motivo mia moglie, quando ha paura di viaggiare, tende a gonfiarsi moltissimo, moltissimo. Quindi sono sceso in una nuvola di scorregge e vergogna. Bene, bene. Lei credo che non abbia capito che comunque, nonostante la pressurizzazione, si sente l'odore. Cioè, allora io sì, volevo spiegare questa cosa a chi viaggia, magari fa dei voli molto lunghi e dice la scorreggia non si sente, il rumore magari no perché è coperto dal rumore dei motori, cioè, ma l'odore rimane lì. Cioè io ho avuto delle scorregge che sono rimaste sedute di fianco come bagaglio a mano per tutto il volo, una roba. Poi cosa fa? Va in circolo l'aria. È per quello che io scorreggio nella cappelliera, così poi chiudi. Solo che è buffo quando lo faccio, la gente tende a sgamarsi. Sì, no, il problema è anche il rumore. Amichina, cioè, buongiorno a tutti. Amichina, bravo. Buongiorno a tutti. Che due palle, amore. Cioè, è stata la prima volta nella mia vita che ti ho detto mi sto vergognando, amore, basta. Amore, ho fatto. Amore, alzare le gambe e le ginocchia al petto e fare pranco culo e accenderlo aereo. La gente che si gira e fa come il Don Alonso e la cameriera Nana. Amichino, tu a chi credi, a lui o a me? A te, amichino. Bravo. Oh, allora, io ho fatto 9 ore di scorreggine da Milano a New York. Pausa a New York e ricominciato tra New York e Miami. Sì, ma non è vero che mi alzavo le gambe. Alzavo solamente una chiappettina, tu te ne accorgevi, mi facevi vergognare. Amore, ecco. C'è l'ultima. Il tipo di fianco che soffia. Ho paura. Ti soffiavano le scorreggi due addosso. Ma c'è sempre la scusa del cane, amico. È stato giusto. Dai, amore, se scorreggiasse così il cane andrebbe ricoverato. Cioè, amore, è la paura. Dai. Paurina. Ma io ho sbagliato. Io non dovevo scrivere la promessa, dovevo fare la vostra serie TV. Ma guarda chi c'è qui. Chi c'è? Madonna mia. Mia moglie pure. Ciao, amore. Amichina. È un siparietto disgustoso, amichina, ragazzi. Amichina. Ok, adesso leccatevi, dai. No. Perché no? Mica, amore, quando arrivo a casa ti scanno, porca miseria, guarda. Sì, no, l'aria di Miami comunque fa, eh. Non sembra posso convinta. Dire posso dire una cosa, certo, del mio amico qua alla mia destra? Tuo marito. Sarebbe tuo marito. Ok. Allora, stamattina alle ore 4:30 ti ha scannato? Sento una mano venire sotto le lenzuola. Ah, erano gli Adams. Ah no. Per tentare di avere un rapporto completo con me, completo. Sì, non ti avvicinate al microfono, che è brutta sta cosa. E cosa è successo, cara amica? Cioè, hai ceduto al lato scuro del biondino oppure gli no? Gli ho dato due pugni. Zoppichi, no, gli ho dato due pugni. Dai, che zoppichi, ti ho detto! Zoppico. Sto zoppicando. Vabbè, ragazzi, ci mancate tanto. Basta, chiudiamo questo collegamento. Sì. Amore, tu stai dietro al microfono. Aspetta un attimo. Persino con loro dentro. Vai dietro. Sto dietro al microfono. No, dall'altra parte. Okay. Vieni dietro. Sì, perché stai Fania si specchia nella telecamera. Eccoci. Amichina. Mandi fuori, per favore, sì, con i più deficienti. Ciao. Dov'è lo zolfo quando non serve? Non lo so. Allora, c'è un'allerta meteo. Ci sono un sacco di problemi. Purtroppo sì, sono problemi reali. In Toscana, cinque persone. Accertate, qualcuno parla già di 6. Ma qual è il problema? Che non si fanno le varie manutenzioni che andrebbero fatte. Si sa che quando piove tanto può straripare qualcosa. Però Marco, scusa se mi permetti di interromperti su questo argomento. Prego, dottore. Ormai il volume delle piogge arriva in così poco tempo che penso che sia impossibile riuscire ad arginarlo. Cioè, dobbiamo modificare radicalmente tutti gli impianti perché è cambiata proprio la portata d'acqua. Non è possibile prevedere come poter arginare quello che arriva. Perché sai cosa fa strano? È che tutto quello che accadeva una volta ai Caraibi sta accadendo in Lombardia. Esatto. Cioè, sì, una roba. Ci stiamo tropicalizzando. L'Italia sta diventando un paese tropicale, quindi con la stagione delle piogge, dove hai piogge molto intense e poi una lunga stagione secca di siccità che può essere d'inverno e in un mese estivo, stiamo diventando un paese tropicale. Quindi, però Paolo, manca la figa e il mojito. Probabilmente si scierà presto, già si scia anche d'estate a Miami col naso, però si scia, ci sarà anche la neve. Ma una volta nell'86, se non sbaglio, ha nevicato a Miami. Sì, però non essendoci montagne la gente cercava gli ski lift. Dove cazzo sono?
tutti con i monboot, però non sapevano da dove scendere. Vabbè, comunque bisognerà far qualcosa, cioè non è che possiamo continuare a lasciare che le cose vadano così a cazzo di cane. No, certo. No, perché abbiamo poi dei politici, senza fare sempre senza nomi, no, senza dire sempre che è colpa di Sala, anche se lo è, nel senso, adesso invece... siamo in Toscana però, sì, adesso. Ma in generale, cioè comunque è il Sala Toscano, è il Sala Toscano, c'è sempre un Sala che fa un danno da qualche parte, cioè io capisco tutto, lui vuole adesso rendere la città praticamente calpestabile solo da biciclette, robe elettriche, robe varie, che è una buona iniziativa, ma potrebbe essere una buona iniziativa se lo fai bene, ma tu ti rendi conto che non funziona un cazzo, cioè. Rome wasn't built in a day, certo, lo dicevano anche a Itmar Ciba, invece di pensare adesso alle sue piste ciclabili del cazzo che finiscono su binari, chiodi che escono, robe varie, magari pensare a fare delle vasche nuove per evitare, sì, che se la regione sono già i soldi già stati stanziati nel 2020, i lavori sono fermi perché i comuni che dovrebbero realizzarle sono un attimo, ma tu sai che adesso tutti i lavori che devono fare per le Olimpiadi, quelle cosa sono, 2026 le Olimpiadi invernali, Cortina, esatto, hanno sgamato stranamente che tutte le varie linee, i prolungamenti delle linee che ci sono delle metropolitane erano in mano alla mafia, quando hanno sgamato che erano in mano alla mafia gliele hanno tolte, quindi hanno bloccato i lavori e non si fanno più, no, allora pare che con la mafia i lavori procedessero, certo, alla perfezione, sì. Quando poi si è ripreso in mano il comune e in teoria le persone oneste, non riusciranno ad arrivare, ma è per quello ragazzi, perché noi le cose le facciamo bene, allora la Salerno Reggio Calabria, allora quando ci hanno messo a costruire? 30 anni, di più. Allora noi in un anno l'avevamo quasi finita, mancava un pezzettino, così arriva l'inquirente, fermi i lavori, noi materiali scadendo, l'operaio non è assicurato, basta, è finito tutto, sì. 30 anni per la Salerno, bisogna farle fare, noi col cemento ci abbiamo costruito una credibilità internazionale, è vero. E cemento vivo, ma guarda che alla fine secondo me la mafia dovrebbe essere quella che governa tutto il paese. Aveva ragione Andreotti a fare il patto con la mafia, cazzo. adesso facciamo i fichi, ma no, non serve un cazzo, non serve, allora fai il patto con la chiesa e fallo anche con la mafia, scusa. Però c'è da dire che c'è un servizio affidabilissimo, certo, un servizio che aiuta appunto i cittadini con le varie allerte meteo. Ci colleghiamo con quelli del 5Gigi, prego. Quando è un segnale per comunicare, cerchi di imitare questo suono qua, se si sente male provi a contattare quelli del 5Gigi. Oggi gli operai del 5Gigi, in compagnia del delfino Flipper, devono installare un nuovo dispositivo che segnala l'allerta meteo, il transistor Giuliacci. La popolazione tutta è invitata a collaborare. Cos'è? Pronto? Signora, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5Gigi, sto in strada, stiamo effettuando un intervento d'emergenza. Che cosa sta dicendo? Non capisco proprio niente. Mi scusi signora, deve essere un po' di rumore del cantiere, che siamo qua in strada, stiamo effettuando un intervento d'emergenza per l'allerta meteo. Perché per prevenire, diciamo, i problemi che potrebbero arrivare dall'allerta meteo, stiamo installando questo transistor Giuliacci. Ma cos'è? Va bene, allora chiamate il sindaco date a lui le informazioni che state dando a me. No, ma signore, è un intervento d'emergenza, il sindaco è già informato, ci mancherebbe altro. Signora? Ci infilo in culo prima il verde, poi il bianco e poi il rosso, ci facciamo la fascia tricolore dall'intestino. No. In culo, Flipper, dici qualcosa tu. No, però i morti non si insultano, Flipper. Con calma. Quelli del 5Gigi. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi signora, sono un operaio del 5Gigi, stiamo effettuando un intervento di emergenza per l'allerta meteo. Ehi, stanno suonando due telefoni, scusate, ma state facendo, stavo pure telefonino, io sono, facete meno un po', che state facendo, no, non ho sbattuto niente, non è il mio carattere. No, stanno chiamando al telefonino, state facendo, sì. Sì, ecco signora, ci dicevo, adesso noi le mandiamo un segnale di allerta, un segnale di allarme, mi deve dire se lo sente. Non lo vende, io non ci sento tanto bene, abbiate pazienza, arrivederci. Ma quello è per l'allerta. E non si sente bene. Lei non si deve sentire bene mai più, ci deve avere il mal di testa fino alla fine dei soggiorni. Bravo, anche puttana, bravo. Sì, pronto, buongiorno signora. Mi scusi, sono un operaio del 5Gigi, stiamo installando il transistor Giuliacci per l'allerta meteo.
adesso che passa mia genero? Sì, ma è una cosa che può fare anche lei, signora, una roba semplice. Una cortesia, mi deve dire se sente il segnale al telefono. Pronto? Sì, pronto. No, no, no. Vabbè, mamma, chiudi, poi chiudo. Dite. Scusa, mi scusi tantissimo il disturbo, sono un operaio del 5G, stiamo installando l'allarme Giuliacci per l'allerta meteo. Mi deve semplicemente dire, mi fa una cortesia, se sente dal telefono il segnale d'allarme che noi mandiamo. Tutto qua. Ma scusa. Sì. Scusi. Mi devo rispondere dal telefono. Sì, no, basta che lei rimanga in linea. Noi inviamo tramite telefono questo segnale all'allarme Giuliacci e me deve dire semplicemente se lo sente, serve per l'allerta meteo, la nuova comunicazione. Ma sul cellulare o sul telefono fisso? No, su questo dove stiamo parlando adesso. Rimanga semplicemente in linea. Adesso le mandiamo il segnale, mi deve dire se lo sente che cosa sente. Basta, è tutto va qua. Va bene. Allora, mando il segnale a Giuliacci, prego. Venga fetta. Venga più. Venga vento. Ma non si capisce niente. Perché stiamo tarando ancora. Il segnale è appena iniziato. Adesso cambiamo qualche parametro. Rimanga lì, ok? Il segnale a Giuliacci. Venga più. Venga freddo. Venga vento. Ma sento la voce, sentite, voi non potete fare queste cose. Sento la voce, sono parole strane che non si capisce niente. Rimanga lì, stiamo schierando il segnale, questo è il nostro lavoro. Perché poi quando c'è l'allerta meteo, lei le suonerà il telefono e lei sente l'allarme Giuliacci e capisce cosa sta succedendo. È un allarme meteorologico, è molto semplice. Glielo rimando adesso, proviamo a alzare, a intensificare il segnale. Minga piove, minga freddo, minga vento. Adesso è chiaro il segnale? No, è un poco più chiaro, ma non è chiaro. Vabbè, ancora un problema di taratura. Solo un secondino, vedete un po', Flipperi, fammi un segnale proprio più chiaro, fallo ben denso. Cioè proprio quando, minga, quando c'è la grande così, va. Minga piove, minga vento, minga freddo. Guarda, dice menga freddo, menga vento, queste cose qua. È quasi perfetto. Rimanga là, è proprio un problema di qualche transistor. Andiamo col segnale Giuliacci. Menga freddo, menga freddo, menga vento. Adesso è chiaro? No, guarda, comunque è una persona che strilla. No, immagino che prende questo segnale mia suocera. E la persona non ci capisce proprio niente. Purtroppo questa è comunicazione digitale, ma per fortuna ce l'hai in casa. E quando le arriva il segnale, minchia piove, minchia freddo, minchia vento, capisce che o piove, o fa freddo, o c'è vento. Quando percepisce questo segnale, magari risponde a lei al telefono, mi raccomando, si ricordi di abbassare la corrente, che c'è pericolo di sovraccarico, va bene? Va bene. Arrivederci al cazzo, salve, arrivederci. Come? Aspetta, Flipperi, fammi un segnale per il signore. Minga coglione. Perfetto, tarato al 100%. Che testa di Dopo parliamo di un coglione che si è pitturato di verde per una festa di Halloween e non riesce più a togliere la vernice. Bellissimo. Mamma come godo, tra poco, vai. Cari ascoltatori che siete in zona Rimini, sabato 4 novembre Pippo e Fabio Alisei ritornano al Bowling 70s di Coriano. Al bowling. L'anno scorso è terminata con Fabio tutto ubriaco attaccato a un pianoforte, Wender a incendiarsi i peli sul palco e Pippo a giocare con le palle del bowling. Serata da non perdere. Pippo. No, hanno fatto tutto, io ho lavorato e ho giocato a bowling e ho vinto. Hai giocato con le palle e le lanciavi lì. È tardissimo, ragazzi, andiamo. 14:33, andiamo. Sulla fresca. E via. C'è tutto un giro qua, metti il disco di quello e quelli fanno il grano, ti poi faccio una previsione. Brigante, 5 programmi, basta. Ti faccio una previsione, Marco. Un giorno non troppo lontano nel tempo vedremo Elodie vestita. No, dai, potrebbe accadere. Ma sei fuori. Vedremo Brigante nudo. C'era anche Brigante a Ferrara. Ma Brigante, 5 programmi, quello è forte. Ma telefonatevi, perché non vi telefonate per dirvi cazzi vostri? Perché era in viaggio e non fate tempo a dirglielo. Che cazzo gliene frega lui, secondo te, di Halloween? Gliene frega niente. No, di Brigante. Vabbè, ma parliamo invece di Halloween, che è una festa che non andrebbe celebrata in Italia perché non è una festività italiana. Tra l'altro, da quant'è che si festeggia l'Halloween in Italia? Saranno 10 anni? Sì, una decina d'anni. Cioè, prima non
si festeggiava. E lei mi risponde subito, perché deve sempre darmi contro: ma allora anche Natale. No, non è vero. Ma io lo odio tutto questo campanilismo. Perché non si deve festeggiare una festa che è una festa? Ma perché devi festeggiare la festa di un altro paese? Perché che cazzo vuol dire? Abbiamo le nostre feste, ma pensiamo alle nostre cose. No, do ragione a Marco, perché per festeggiare Halloween abbiamo smesso di festeggiare i carnevali, che era una cosa più bella. Sì, allora, anche il carnevale, la festa, le arance, sempre a difendere l'indifendibile. Io, sta stronza. Io ad esempio tutti i giovedì sera celebro l'Oktoberfest. Ma sì, cioè, ma capisci? Ma non San Patrizio si festeggia anche San Patrizio. Ma San Patrizio è San Patrizio. Perché? Perché cosa? Perché lo puoi festeggiare San perché Patrizio? Perché è un santo. Che c'entra? È Halloween, che anche santo Halloween. È? Ma ogni santo, ogni santi, ma vai a cagare, no? È la festa dei morti, la gente stava a casa a piangere davanti al cimitero. Il 2 novembre. È il giorno dopo la festa dei morti. Hai ragione, vero? Vabbè, guarda, c'è la festa dei morti, ma si festeggia in un altro modo, in tristezza, al cimitero. Andando a pisciare sulle lame. Quello si continua a fare il 2 novembre. E allora perché dobbiamo festeggiare il 31? Una festa americana. Tra l'altro non è neanche americana. San Patrizio irlandese, quindi. E quindi non si festeggia. Ok. Dobbiamo, allora, dobbiamo ricordarci le nostre origini, non sempre andare a copiare. Noi siamo una succursale. Stai zitta. Noi siamo una succursale degli Stati Uniti. Noi siamo i burattini dell'America. Comunque, stai zitta, lo dice a tua sorella, va bene? Stai zitta, stronza. Ah, adesso va meglio, sì. Meglio? Sì, siamo equilibrati. Stronza di più, batti un 5, stronzona. Scappacazzi. No, il discorso è questo: che noi adesso è il momento per staccarsi dagli Stati Uniti. Non si accorge nessuno. Infatti, il presidente è un coglione lì. Ma visto che ma anche il nostro. Tutto il mondo, fa schifo tutti. Beh, quello canadese, ragazzi, è una roba. Grandissimo Trudeau, ti voglio bene. Ma chi? Ti amo, lo odiano tutti, Trudeau, è un coglione. Lo rileggono. Comunque, non so se avete visto, stanno girando dei video di telegiornali, ispezioni di telegiornali, dove analizzano il volto di Biden. Sì. Allora, gli è venuto il mentino, sai quando. Ha lacciato onesto, è vero? Sì, sì, è ma vero. Non ce l'aveva. Il mento fesso. E c'è la giornalista che dice: sembra che abbia due coglioni che gli stanno spuntando dal mento. Ti spiego cosa sta succedendo. Si sta sdoppiando. No, ascolta. Per mitosi, lui comincia dalla faccia. No, e poi c'ha tipo una roba dietro, sembra una maschera di gomma. Secondo me l'hanno sostituito. Sì, gli hanno messo una maschera secondo di gomma. Secondo me, sai chi è? Nicolas Cage. Può essere. No, sotto c'è The Rock. No, non ci starebbe l'idea. Ma vedi che è molto tirato. Ma se tu, cioè, allora, hai se visto tu guardi The Rock vestito da Beckham. Sì, orribile. Se tu guardi le foto originali di qualche anno fa, di sì. Non è lui. No, perché tutto era cinese un po' di anni fa. No. Si chiamava Chuncho Biden. No, sì, te lo giuro, è un'altra persona. Beh, sai, si inventa. E poi no, stanno analizzando le orecchie e si vede l'orecchio in alcune foto. E la fica anche no, di Biden. Che ha il lobo. Sì. E in altre invece dove il lobo è dritto, sai, proprio attaccato. C'ha la maschera di gomma, ragazzi. Secondo me sì. Ma dai, ma cazzo, ma è proprio. Ma poi hanno scelto una. Se è un alieno lì sotto. No. Hanno scelto uno proprio rincoglionito. No, ma vanno preso un messicano, così gli costa poco. C'è uno pagato in nero. Magari lo cambiano continuamente. Mamma mia. Stanno facendo delle prove per assassinarlo, magari. Come lo ammazziamo? Mettono il messicano dentro. No. Però devi tenere conto che a quell'età lì, cioè un anno è come per i cani, sono 7, capisci? Cioè, 5 anni di Biden sono 30 dei nostri. Ma basta, ma perché dobbiamo sempre seguire questi cazzo di americani? Io sono americano anche, però la mia metà italiana, che poi sono le mie origini, cioè proprio dentro di me è rinato il fuoco. Io voglio che questo paese cazzo rinasca. Abbiamo tutto, siamo belli, cazzo. Abbiamo dei debiti. No, ma non c'è. Allora, i debiti, intanto, tu l'altro giorno hai detto: che cazzo ce ne frega se abbiamo svenduto tutto. Tu lo sai che ma un paese. Abbiamo svenduto. Un paese campa soprattutto se produce automobili. Ma lo non sa. È vero, certo. C'è questa cosa qua. Ma che cazzo dici? Che siano a benzina o elettriche o diesel, allora, è uno dei mercati più diciamo importanti. Gli americani hanno smesso di produrre automobili. Cazzate, non metà, è vero. Metà le fanno con l'Italia, Ford, General ma Motors. Le fanno là. Gli americani producono potere finanziario. No. Quindi quello che rende un popolo ricco è il potere finanziario. No. Gli Stati Uniti perché sono la prima economia mondiale? No. No. Perché producono niente. Armi. No, ti vedi, lui non capisce un cazzo. L'America è il più grande bluff del mondo. Certo. Loro sono i re del marketing. Sì. Allora, cosa hanno fatto? Loro hanno due coste, no? Una da una parte e una dall'altra, che è un po', diciamo, la facciata della casa. Sei mai stato a Universal Studios? Certo, siamo stati insieme. Se voi andate a Universal Studios, ti portano col trenino, dove girano tutti i film, a vedere le ville, magari di qualche serie, no? Però cioè, è vero, girato sempre verso destra, non puoi guardare dall'altra parte perché non c'è niente. No, è vero, c'è cioè, la facciata della villa, con la porta che si apre, sì, è sì, un sì. finto corridoio, e poi giri dietro e ci sono delle assi di legno che le tengono su. Ovvio. Qui loro hanno fatto l'East Coast e la West Coast, belle fighe, con le città, grattacieli, robe. Poi arrivi e dici, minchia che paese. Poi lo attraversi, l'abbiamo attraversato io e te che abbiamo fatto un viaggio bellissimo. Molto bello.
bello stando bene. Molto bello, un viaggio meraviglioso. Piena salute. Che ha cancellato... Io sto facendo l'ipnosi regressiva perché in un'altra vita l'ho visitato, quindi ve la metto nel culo. Non c'è un cazzo, non c'è niente. È un bluff. Niente, è un bluff. Se tu guardi l'economia americana, è prima di tutto economia finanziaria. Sì. Cioè la borsa. Esatto. Loro questa borsa in crisi, però non producono più un cazzo. Esatto. Si fa tutto in Cina, si fa tutto in Messico, si fa tutto in Canada. Allora, Brasile. Quando io sarò re, tu ciambellano, sì. E Paolo invece, io lo voglio carcerato adesso. Ma no! Sì, sì. Fare il cialtrone di corte. Condotto cioè che non... in ceppi. Sì, io ti voglio. Sai quelle ceppe con le sbarre larghe che volendoci puoi anche passare attraverso. Esco, vado a pisciare e torno dentro. Sì. Sì. Con le braccine fuori, con la tazzina, sai, le tazzine di alluminio. Bello, che vuoi l'acqua, così che si sente il rumore di catene, bellissimo. Sì, sì, così sì. Ti voglio, Paolo. Tu sei incarcerato del mio, l'unico del mio regno. Però, l'unico. Proprio. Ogni tanto vengo, ti inculo anche. Vabbè. Facciamo il miglio verde, facciamo sto pianto isterico. Io che mi libero con delle sputo api dalla mentre, bocca. Mentre io e Fabio dominiamo il mondo e piano piano riportiamo l'Italia agli albori. Bravo. Ma io avrò già organizzato l'omicidiazione del tuo corpo attraverso 54.000 pugnalate. Ma sei un coglione, perché vedi, prendendo spunto da Biden ci sarà una maschera che verrà indossata dalla Puccioni e la Puccioni prenderà il mio posto. Sì, così li ammazzo tutti finché non ti trovo. Comunque c'è sto ragazzo che Halloween si è pitturato di verde, credo per assomigliare a Hulk. Una ragazza era? Sì. Vabbè, adesso è un ragazzo. Adesso un ragazzo. Ha cambiato sesso per colpa del verde. Tu sei come mia moglie, sai che nervoso. Cosa cambia? Niente, però se dai una cosa, una notizia che già è stupida, almeno dalla bene, credo, no? Mamma mia. Invece caso il presidente spagnolo muore mangiando un pezzo di tacchino. No, era pollo. Era pollo. Stamattina per i tacchini parecchio. Stamattina c'era la Lucilla che mangiava una mela e un minestrone. Volevo tirarglieli tutti addosso la Puccioni. Ma non meritava sta stronza. Non meritava anche Lucilla quando mangia la cazzo di mela. Minchia di Adamo gigante. Comunque si è pitturata di verde sta stronza e non va più via. Quindi rimarrà verde a vita. Godo. Come i cosi della galassia. Come si chiamano? Zara. Lei si chiama Zara. Infatti è sempre vestita abbastanza elegante. I guardiani della galassia. E dice: sto per avere un colpo, ha detto questa ragazza su TikTok. Ma allora, dal momento in cui sei su TikTok, te lo meriti. Certo. Cioè, proprio chi sta su TikTok, tipo Wender che fa i balletti stupidi a 80 anni calvo, devi proprio stare male. Però, secondo me, lei ha davanti un futuro nel cinema. Mm-hmm. Lei può fare quella che sposta. No, che sposta gli oggetti magici. Poi la scontornano. È vero. Capito? Quindi lei fa: guarda, uso la telecinesi. Lei prende la scatola, la fa fluttuare. Ha un lavoro, perché di solito devono metterle una tuta di licra, invece con lei risparmiano. Alisei, sembra che tu abbia dato del coglione a Mattarella, correggi dai. No, non credo che fosse riferito a Mattarella. Presidente del Consiglio. Ah, quindi, no, aspetta però, abbiamo sospeso Mauro Mauro. Non c'è vilipendio. Perché no? Non c'è vilipendio. Allora presidente neanche per Mauro Mauro. Per lui sì, perché mi sta sul cazzo. Non l'abbiamo deciso noi, ragazzi. No, ragazzi. No, ma è di là, ogni tanto spunta qua e là. Ma dai, vedrai che tutto comunque se lo meritava quel fan. Ma no, non è vero. Ma è bellissimo. Ma Marco sa mentire tantissimo. Ma io! Vedrai che tutto si sistema sottomesso. Un giorno si sistemerà, troverà un lavoro migliore. Aspettavi l'occasione di cacciarlo fuori dal programma. Io! Hai colto la palla al basso. Che schifo che fate, si sono lamentati per giorni, mesi, guarda che fa la bocchina. Giorni, mesi, ha rotto il cazzo. No, io la volta che ha bestemmiato in quel momento di beneficenza davanti a tutta la comunità che mi stimava, sinceramente le ha chiamati merde. Anche quella volta che ha ricordato che suo nonno lavorava ad Auschwitz. Con quelli coi baffi. Esatto. E aveva cucinato tanto. Ma anche diciamo quella volta che un lì. Po' di occasioni gliele abbiamo date durante il percorso. A un certo punto basta. Ma sai com'è, no? Se la sera prima ti sei ubriacato merda e poi vieni in onda all'ultimo minuto. Non ti prepari un cazzo, ti scappa ogni tanto magari. Però non se lo meritava. No. Dai, ci colleghiamo con gli spot in bianco e nero, quelli fatti da suo nonno. Pubblicità. Ed ora, per gli instancabili nostalgici, è il momento del carosello. Spot in bianco e nero. Certo, un po' di moto è importante per tutti, ma non per me. A me fa schifo la vita. Come? E infatti a tavola c'è olio muore. 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 Unto sporco, insipido al retrogusto di muffa. Ah. Olio muore è prodotto solo dal mais marcio delle coltivazioni avariate. Ricco di acari e pesticidi infestanti, olio muore ti alleggerisce del peso della vita. Signore, sa saltarla la staccionata? Certo che no. Voglio essere
proprio come lei da grande. Allora, non diventarlo mai. Olio muore, mangiar male per morire in fretta. È ronzio che mi piace. Oh, sì. Ciao Alberto. Antonio. Ah, che mangiata stasera, mi sono proprio strafogata. Mm. Ma ti ci vorrebbe una mano, brutta bastarda. Come? Ricchiancella. Senti che aroma di palla sudata. Guarda Alberto, ho trovato anche un pelo. Proprio così, Ricchioncello è l'unico amaro fatto al 100% di pisello. Ricchioncello, Ricchioncello è l'amaro al pisello. Ricchioncello. Una volta si potevano fare questi spot, oggi, oggi direbbero omofobo, ma nel 72 quando l'hanno fatto. È come quello dei tabù, ti ricordi che sì. C'era tabù, anche bianco, dicevano meno male, finalmente anche un po' normale. Ragazzi, visto che siamo in tema di compleanni, non dimentichiamoci che a dicembre anche Wender farà il salto dal lato oscuro dei 50 anni. È vero! Prepariamoci! Che bello invecchiare così stronzi, sì, proprio, sì. Bello, non fosse per la pubertà. Io sono stronzo, anche sì, tu? Sì, sì, no, tu sei più stronzo tu. Però un po' stronzo. Sono così stronzo che sei più stronzo tu. Paolo, ti senti stronzo? Mm? Sì, abbastanza. Te sei stronza? No, sì, dai. Io sì, lei è la più stronza. Siamo circondati da stronzo. Dai, stronzo, tra poco. Ciao, stronzo. Ciao, stronzo. Paolo! E là che balla con sua moglie. C'è una mazzurca. Ancora. Poi è bello, va che c'è lì la mia compagna, vorrei ricordartelo, e fai bravo. È lì che fai video. Lei sta facendo lap dance. Allora, a proposito di mia moglie, sai che mia moglie fa il limoncello fatto in casa e ha già mietuto diverse vittime. Sì. Una di queste è Lucia della Vipernolo. Che salutiamo. Che salutiamo caramente. La ricordiamo con amore. Anzi, no, devo ringraziarli tutte e due perché ieri mi hanno prestato la macchina per andare da mia mamma. Oltre sennò... a pagarti la cena. No, l'ho pagata io. L'ho pagata la io. La sera prima. No, no. Ah, è vero. La sera prima sì. No, più che altro perché ho scoperto che se hai la patente americana non puoi affittare le car sharing. Giusto. Sono... Ma cosa giusto? Gli americani guidano male. Ma non è una stronzata. Ah, io ti ho detto che se hai la patente italiana non puoi noleggiare in car sharing a New York. Ma perché? Scusa. Perché non è uguale. Ma dovrebbe essere un servizio per i turisti anche, no? No, no. No, turisti perché no? Devono prendere i taxi così aiutano l'economia italiana. Ma che cazzo vuol dire? Devo andare in culo al mondo io? Treno. Vabbè, alla fine mi hanno aiutato loro. Morale, mia moglie fa questo limoncello che è leggermente, l'ha provato Paolo, leggermente tossico. Praticamente Lucia della Vipernola a un certo punto era diventato tipo un pupazzo, nel senso cioè più del solito. Sì, sì, perché Fabio, tu che sei un alcolizzato, grazie Paolo, sei un profondo conoscitore dei residuati bellici alcolici. Sì, allora sì. Praticamente credo che tua moglie Marco abbia capito che fanno tre parti di alcol e una parte di acqua. Sì. Cioè, comunque va allungato il limoncello, non è che no, lei no. Prendi le scorce di limone e le metti dentro 96 gradi di alcol. Mia moglie l'ha fatto così comunque, più e più volte. Scusate, sono tre parti di acqua e una parte di alcol, perché la gradazione deve venire 25%. Ognuno subriaca come vuole. Mia moglie invece lo fa così puro, alcol puro, buono. Ti fa star malissimo. Ah, però per i vetri è fantastico. E infatti leggevo qua, servono alcol fatto in casa durante pranzo di nozze, strage al banchetto, 14 morti ha fatto. Madonna. 14 morti, oh. Sì, perché hanno deciso di servire l'alcol, quello di contrabbando, insomma, certo. Facendolo in casa e niente. Quindi, amore, se stai ascoltando, per favore, lascia stare. No, ma adesso sono tutti in fissa col Belin di Botulino. Ah. Siccome c'è stato quel caso del peperoncino, sì. Adesso tu apri Instagram. Ah, il Botulino, vi avevamo avvisato. Ma il Botulino non è quello che ti fa. Non è quello che ti fai le punture, il filler. Okay, no, il Botulino sì. È questo fungo, questo batterio, credo che sia, sì. Che si annida nei peperoncini. Ok. Se non fai la procedura giusta. Quando ma non nel libro. Adesso non solo si sviluppa in assenza di ossigeno. Ok. In ogni caso adesso c'è. Ah! Il Botulino, la gente al supermercato, vedi che nessuno va nella corsia dove ci sono i sottaceti. Portano via i bambini. No, ma quelli industriali non ci sono. Ma sbagliela a dire alla gente. Io glielo sto dicendo. Però rischi per quelli industriali. Almeno che non sei come alcune persone che conosco io, che lo aprono e mangiano uno, lo mettono in frigo, dopo tre anni e mezzo lo tirano fuori e io lo faccio, esatto, io lo faccio. Purtroppo non va bene questa cosa. Però quelli che
compri, al momento che li compri, li apri a casa, sei tranquillo. Certo, io aspetta, ho aspetta, aspetta, un aspetta. Dito. Questo botulino nasce se io compro i sottaceti, tipo, no? No, allora, se li compri no. Non succede. Se te li fai da soli, se i sottaceti, vabbè, e non fai bene la procedura di sterilizzazione dei barattoli della verdura, potrebbe in un caso su 180 milioni esserci il botulino. Però adesso c'è l'emergenza botulino. Adesso c'è l'emergenza botulino. Gente che svuoti i sottaceti nel cesso. Cammini per Milano, sai perché sono tappati i tombini? Perché la gente ha buttato dentro i carciofini. Sono tutti pazzi. Sì, la gente, via, basta questi peperoni di merda. E si sono tappati i tombini. Vabbè ragazzi, giochiamo. Abbiamo Antonio Dallignano, che è in provincia di Milano, se non sbaglio. Oggi ti odio. Lo so. Allora, buongiorno Antonio Dallignano, che è in provincia di Milano, è un amico un po' villano e c'ha il buco dell'anno. No, bello, avrà anche lui. Come stai? Ciao ragazzi, molto bene, grazie. Un po' emozionato, però molto bene. Ma vai a cagare, emozionato di cosa? Dai, cretino. Dai. Scusa un attimo, dicono di non sparare cazzate. Halloween non è americana, ma è una festa importata dal nord dell'Inghilterra. Sì, sì, ma non lo sa nessuno. Cioè, l'Halloween che c'è in America, il nord dell'Inghilterra, chi cazzo sa dov'è? Come hai detto prima, gli americani sono i master del marketing. Esatto. Io infatti sono andato. Si sono impossessati. A Bangkok, a Natale. Ma l'abbiamo detto prima. Esatto, detto prima. A Bangkok, a Natale c'era Babbo Natale. Che cazzo vuoi, sto scemo di merda, sto scemo. Cretinetti. Vabbè, comunque, scusa Antonio, cosa fai nella vitaccia? Allora, io sono un osteopata e sto per laureare in medicina, spero entro luglio-ottobre. Quindi smetti di essere un ciarlatano, fantastico. Esatto, ti provo. Va bene, attenzione, potresti vincere il kit di Radio 105, che include anche la moto zappa dell'amministratore delegato, sì, con marchio, lui l'ha usata un sacco di anni. E il tornio per la pozzolana di 105, rarissimo, proprio. Non sappiamo neanche cosa sia. E forse anche un orologio dei bravi ragazzi, però non si sa, prima giochiamo... Sigla dello squiz, andiamo. Bastardoni, comincia lo squiz. Bastardoni, comincia lo squiz. Se non fai le cose, noi non ce ne frega un cazzo. Basta che partecipi allo squiz, squiz, squiz. Antonio, una domanda voglio fartela per capire se sei uno dei nostri. Tu pratichi la caciocazzata? Cos'è? Solo di venerdì. Ok, perfetto. Oggi è venerdì! Oggi è venerdì! Quindi hai fatto il movimento di caciocazzatura? Sì. Perfetto. Vabbè. Non mi ha dato spazio per insultarlo. No, è fastidioso. È una persona pacata. Beh, è osteopata alla fine. Cioè, se non ti spezza un polso. Io ho mai sentito di un osteopata. Opata che scopa. Cioè, proprio. Con la Porsche non è mai visto. Mai. Via, andiamo, vai. Quale di questi animali si è estinto in questo secolo? Purtroppo si parla di trebbiatri. A. No. Il leone mezzo presbite. No. B. La zecca dall'istinto amichevole. Cioè, quella che non, non si avvicina, ma. Carezza, certo. L'astice sex symbol. Aia. Gli addominali. Allora, se avete un negozio e volete diventare rivenditori di orologi scumagazzi, andate sul sito www.scumagazzi.it, sicuramente la A. La A, bravo uomo triste, bravo. Bravo. Un'altra domanda molto velocemente, così non abbiamo spazio al programma. Quali di questi titoli Disney sarà presto nelle sale rispettando il politicamente corretto? Bene. Di coglione a tutti. A. La Bella e le persone con dei disagi psichici dovuti al proprio aspetto. Sì. B. Neve color naturale e sette rappresentanti di culture diverse di altezza media. Sì, vabbè. C. Ansel e Perez. Giustamente ci vuole un boliviano ispanico. È giusto. Andate a prendere uno spruzzo su enotecazo.com. La C. La C, bravissima. La C, bravo, così bravo. Che dovevamo chiamarlo ieri. 2 novembre. Ma che ansia, non voglio finire il gioco. Vai, che quale di questi vai. Giocattoli è stato il più celebre flop della storia del commercio? A. Mr. Ruga, il bambolotto nonnino che si caca. B. Il piccolo ginecologo. Grazie. Un po' forte. C. La pistola spara analgesici. Cioè. Ah, mal di testa. Allora, Super M Shop.
www.facebook.com triste, ragazzi, molto triste. Ah, sicuro che non fai le autopsie tu durante il giorno. Chiamiamola in fretta, così ti mettiamo giù la cornetta, dai. Quale di questi film è l'ennesimo flop di Nicolas Cage? Ecco. A. Antonio, il robot immigrato anni 20. Minchia. B. La leggenda di Pere Pepe. Yeah. Chi è questo Pere Pepe? C. Il superuomo quasi calvo. Cazzo, sei fatto? Cato tutto. Consiglio a tutti i fumatori di fumare il vacca nera dei liquidi noise vape. Vaporizzare. Vaporizzare. Bravissimo. Sei così bravo e simpatico che io, proprio di mia spontanea volontà, essendo venerdì, ti regalo tutta l'azienda della Fumagazza. Bravo. Tua. Tua, tutta tua. No, ce l'hai il Fumagazzi? Ce l'hai un Fumagazzi? No, purtroppo. Che cazzo, sei anche miserabile. Ma sei ricco, bastardo! Miserabile proprio, una roba. Cosa facciamo? No? Allora dai, ti regaliamo la moto da cross di Radio 105 dell'81 e un sacchetto ripieno di cose inutili. Se no c'è la puntura velenosa di 105 nel caso dovessi venire condannato alla pena capitale. Aspetta, facciamolo decidere a Mr. Chubb. Mr. Chubb, dobbiamo regalargli i Fumagazzi? No, non gli regaliamo cazzo, ma fa culo. A posto, Chubb ha detto di no, amico. Chi è Mr. Chubb? Non ho mai visto Mr. Chubb. Dove esiste Mr. Chubb? È una ciabatta. Dove l'hai preso Mr. Chubb? Non puoi intervenire. Ma puoi rimostrarci Mr. Chubb? Vuoi salutare gli amici Mr. Chubb? Sì, ciao ragazzi, sono Mr. Chubb, scusate, sono un po' fuori fuoco. Chi è Mr. Chubb? La solitudine non ti fa bene. No, sto bene ragazzi, Marco vieni dai. Abbassa la tenda dietro, non ti vediamo, deficiente. Cazzo, sembri morto. Che cazzo. Sembri diventa le 8 quando si collega dal paradiso. Ragazzi, sono in onda con Dio oggi, non ve l'ho detto. Dio è Mr. Chubb che saluta. Vabbè Antonio, ti salutiamo, un bacione. Anche a voi, grazie mille, ragazzi. Mr. Chubb è una persona sincera. Comunque Fabio, io non posso più parlare con te. Hai detto quelle cose orribili su Mattarella. Ma no, io le ho dette sulla Meloni, non su Mattarella. Ma dovresti raggiungere Mauro, sì, una sì. Vergogna, cioè, il nostro premio. Ma non si dicono queste cose, cazzo, è vilipendio. Dai, io so che Mattarella nella sua infinita saggezza. Fabio Borghini, sei veramente una brutta persona. Nella sua infinita saggezza avrà capito che io non parlavo di lui. No, parlavi proprio di lei. No, Mr. Chubb, fatti i cazzi tuoi. Siamo già due contro uno, ti dimentichi anche tu? Questa aveva un'altra voce però, Mr. Chubb. È ciclotimico, si è cambiata la temperatura. Ragazzi, è venerdì e come tutti i venerdì la Lucilla e Wender ci regalano un'altra entusiasmante puntata de Doku Zoo. Doku Zoo. Storie incredibili che appartengono a pochi. Provate a immaginare che nella vostra tranquilla vita, da un giorno all'altro, nel giro di una notte, vi impedissero fisicamente di spostarvi da una parte all'altra della vostra città. E immaginate che, proprio in quell'altra parte della città, vivano i vostri parenti e i vostri amici. A dividervi una barriera invalicabile fatta di strategie politiche e motivazioni molto più grandi di voi, ma anche un concreto muro di cemento armato. Cosa fareste? Forse guardereste il cielo sognando la libertà perduta? O forse cerchereste di raggiungerlo per riaverla? Oggi vi raccontiamo la storia di chi il cielo l'ha toccato per riprendersi ciò che gli era stato tolto. L'estate del 1979. A Berlino il cielo è azzurro e il sole è alto, ma ad est del muro la luce brillante di luglio non basta a rendere i colori vividi. Ce ne sono pochi di colori in effetti a Berlino Est. Per questo Hans ha scelto una Trabant azzurro pastello, anche se gli è costata di più di quella beige che hanno tutti. Sono quasi 18 anni che esce di casa ogni mattina per andare a lavoro e, girato l'angolo, si trova di fronte quel muro di 3 metri col filo spinato sopra. Lo strazia il pensiero che i suoi due figli non lo abbiano mai oltrepassato. Non sanno cosa ci sia al di là di quella barriera grigia. E ormai neanche lui e sua moglie sanno esattamente cosa ci sia dall'altra parte. Le informazioni che arrivano a Berlino Est sono censurate. Ha saputo da un collega che è potuto andare a Berlino Ovest con un permesso speciale che a Charlottenburg si possono comprare cioccolata, caffè, arance e banane con facilità. Che ci sono sale cinematografiche immense dove proiettano film con attori americani e che ci sono negozi dove vendono audiocassette di artisti di tutto il mondo.
gliene ha fatta sentire una che ha portato di nascosto Est, che sembrava venuta da un altro pianeta. E lui e la sua famiglia si stanno perdendo tutto questo. Certo, il lavoro non manca, lo Stato si prende cura di loro, ma Hans non si sente libero. Fa il meccanico per l'aviazione, è un ottimo impiego. Ma mentre avvita bulloni e olio a ingranaggi, fantastica sul giorno in cui riuscirà a lasciare quella prigione. Una sera come tutte le altre, dopo aver cenato, Hans accende la TV, che da qualche anno è l'unica finestra che da Berlino Est affaccia sul mondo oltre il muro. Quella sera danno un documentario sulla storia delle mongolfiere. Hans, che lavora per l'aviazione, è affascinato dagli studi di quei due fratelli, i mongolfier, che progettarono i primi palloni aerostatici alla fine del 1700. È assurdo pensare che una semplice palla di tessuto possa alzarsi nel cielo per centinaia di metri e spostarsi seguendo le correnti. Hans, dalla sua poltrona fiorata, guarda fuori dalla finestra. C'è ancora luce perché sono gli ultimi giorni di giugno. E improvvisamente quel cielo gli sembra più vicino. Il giorno dopo Hans suona al suo vicino di casa, Gunther, e gli racconta del documentario. Vuole vedere se anche a lui verrà la stessa idea folle. Gunther ascolta la storia in silenzio e alla fine dice con estrema calma: «Bene, costruiamo la mongolfiera e voliamocene via da qua». Sì, ha avuto la stessa idea. Quella sera Hans e Gunther chiamano a rapporto le loro mogli. Come reagiranno alla frase «Amore, abbiamo deciso di costruire una mongolfiera e volare al di là del muro»? Li manderanno a stendere, probabilmente. E invece, quando raccontano alle mogli il piano scriteriato, nei loro occhi si accende qualcosa che non avevano mai visto prima. Si inizia subito, la mattina dopo. Le mogli si procurano 60 tra lenzuola e scampoli di tessuto in diverse botteghe, per non destare sospetti. Li cuciono insieme realizzando un pallone largo 22 metri. Nel frattempo, Hans e Gunther progettano il cestello. Sarà in ghisa, con le corde per legare il pallone e le maniglie per tenersi aggrappati. Il gas che serve per far volare la mongolfiera, il propano, per fortuna è facile da trovare. È lo stesso che si usa in cucina. Quella del 4 luglio è la notte prescelta. Con le loro Trabant cariche all'inverosimile, appena cala il buio, le due coppie coi quattro figli a seguito si recano su un prato a una trentina di chilometri dal confine. Preparano tutto, montano la mongolfiera, salgono a bordo e partono. Il pallone si alza, si avvicina al confine, ma i venti sono forti, contrari. Il gas finisce e la mongolfiera atterra inosservata a qualche centinaio di metri prima della frontiera. No, che sfiga! Niente di fatto. Ma la voglia di evadere è troppa e tutti e quattro si rimettono al lavoro subito. Le mogli riparano gli strappi del pallone. Hans e Gunther alleggeriscono il cestello. E il 16 settembre sono pronti a ritentare. Questa volta la mongolfiera si solleva dolcemente sospinta da una brezza che la spinge verso il confine. Gli otto vedono le case diventare sempre più piccole sotto di loro. Il momento che temono di più è quello in cui si sorvola la striscia della morte. Per rinforzare i controlli, la Dead Air aveva aggiunto al primo muro un altro muro parallelo. Quella porzione di terra contenuta tra i due muri è costellata di torrette di sorveglianza, con fari giganti e vedette pronte a sparare a chiunque tenti di attraversare il confine. Ecco perché si chiama Striscia della Morte. Pare ci abbiano seccato almeno 100 persone. Mentre ci passano sopra, a quasi 1000 metri da terra, un faro punta la mongolfiera. Tutti e otto trattengono il fiato. Si sente solo il vento leggero. Poi però il fascio di luce passa oltre. Ok, si può respirare di nuovo. Il pallone inizia a perdere quota e a 30 metri da terra ad Hans sembra di intravedere un macchinario agricolo troppo moderno per appartenere alla Germania dell'Est.
La mongolfiera scende ancora e a una decina di metri dal terreno il gas finisce e le due famiglie precipitano in un cespuglio. Stanno tutti bene, nessuno si è fatto male. Ma non sanno dove sono. Hans crede di essere al di là dal confine, ma Gunther, invece, è convinto che le correnti li abbiano spinti di nuovo dentro il territorio della DDR, a pochissimi metri dal muro. È notte, non passa nessuno, non sanno a chi chiedere informazioni. Hans allora si guarda intorno, cerca di vedere qualcosa in quel buio pesto. C'è un cartello, ma non riesce a leggerlo, è troppo lontano. Si avvicina un po'. You are leaving the American sector. State lasciando il settore americano. Sono nella Germania Ovest. Ce l'hanno fatta. Minchia. Ormai sono 34 anni che il muro di Berlino non esiste più, ma sono tanti i muri nel mondo che imprigionano il futuro di milioni di persone. Che siano confini territoriali, mari, pregiudizi o guerre, noi ci auguriamo che ognuno trovi la propria mongolfiera per riconquistare la libertà. Piovono messaggi come complimenti strepitoso, come raccontate voi le storie nessuno riesce. Stefano da Bergamo, siete i numeri uno. Sì, però le morali mi hanno rotto i coglioni, cioè non a batterli col fucile. Invece... sarebbe stata una storia più bella. Ma no, più... Paolo, no. Sì, certo. Invece, allora, cerchiamo persone che sappiano cucire i palloni, perché secondo me sta storia qua, tra un po' dovremmo farla di nuovo, perché vogliono costruire città, sai le famose 15 minute cities, sì, le città dove tutto è a distanza di 15 minuti a piedi, sì, piedi, esatto. Moneta digitale, le auto elettriche, riconoscimento facciale dove sanno il tuo codice fiscale, tutto, fai un'infrazione, una roba, senza poter neanche discutere. Giusto. Ti bloccano il conto. Giusto. Corrente, e ti prelevano i soldi. Se vai con la mongolfiera non ti fermi nessuno. Certo, no, allora ragazzi, io comunque è un po' di tempo che vi propongo questa strada, cioè l'ibridazione, sì, fra noi e delfini, perché avessimo la capacità di respirare sott'acqua e nutrirci del pesce pescato, però con l'intelligenza di noi esseri umani, e cambieremo magari alcune tecnologie tipo l'iPhone picchiate di pinna, capito? Certo, cioè certo, delle robe un sì, po'. Sì, 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 sì. Cioè potremmo sopravvivere a questa situazione, però non tanti, soltanto una decina di persone. Sai qual è il problema? Che alla fine, poi, quando succederanno queste robe qua, adesso un coglione, vedrai che prima o poi arriveremo lì e che aveva ragione anche quella volta. Mamma, che infatti vecchio bro. Mangeremo solo prodotti della Vanguard e della Black Rock. Mamma, che brontolone. Mentre io mi osserverò dall'oceano facendo brrri iPhone picchiato con la pinna, capito un cazzo. Comunque i delfini non sono così intelligenti, io non ho mai visto nessuno vincere l'eredità, ad esempio. Ma noi saremo ibridati col delfino. Tu sei un ignorante di merda. I delfini è un coglione. Ma non è vero, avranno i loro programmi televisivi sotto l'oceano. Allora, il delfino già non può pippare perché c'ha il naso sulla schiena, cazzo fa? Gli devi mettere l'imbuto. Ne fa soltanto una. Non è il gordo che si riempie. Come fa? L'appoggia sull'acqua, si bagna, si rovina. Già un animale che ci non sarà una bamba. La bamba marina, esatto, famosissima, certo, bamba marina che viene prodotta. Quando lo dice Paolo c'è da crederci, perché si sa. Ma è scemo. Comunque, grazie Paolo, arrivederci domani. Brava, sei quei collegamenti. Sì, sì, grazie Paolo, pazzo. I collegamenti. Direttamente da Auckland ai campionati di pattonaggio, grazie. Grazie Paolo. Comunque è piaciuto a tutti, ma devo dire che fanno un lavoro straordinario. Lucilla, allora, possiamo dirlo una volta per tutte, perché ci sono tante figure in questo programma che magari non vengono nominate in ogni puntata. Però Lucilla è maturata tantissimo, sì, una ragazza molto giovane e praticamente ha fatto veramente dei passi. Ha fatto un grande salto di qualità ed è scrive. Lucilla è impeccabile, signore. Devo dirti la verità. Purtroppo la stessa cosa non si può dire della nostra Puccione. Però insomma, però è anche anziana. Lo so, io lo so. La vecchia de che è. Cioè, comunque lei, Marco, alla fine, 5 anni della pensione, sta qua, scalda la sedia. Si deve fare. No, sostituire. Non è vero, noi ti vogliamo bene. Non c'è problema. Dopo una certa età, no, non riesco più a trattarla male. Quando ho scoperto che c'è questa roba dell'immondizia, cioè per me è un vorrei abbracciarla sempre. Ricordiamo che la Puccioni ha un trauma che non è mai riuscita a superare. Sua mamma da piccola l'ha vestita da immondizia, non era neanche troppo piccola, ma non diciamo a carnevale, tra l'altro, cioè tutti i giorni la metteva dentro questo bidone. Scusa, io devo un attimino andare a fondo. Sì. Ma dove cazzo sei cresciuta tu? A Firenze, sì, no? Erano gli anni in cui i vestiti
vestiti o te li faceva la mamma super sarta oppure ti arrangiavi. Ma che cazzo sei nata nell'Ottocento? Sì, no, lei durante la congiura dei pazzi. Ma che anni 80? Ma negli anni 80 eravamo già abbastanza sviluppati, cioè. Allora la mia mamma la stronza. Sai, Firenze negli anni 80 erano ancora lì con la palla corda. Ma non è vero, ma non è vero. Comunque, coglioni, i delfini si sballano con i pesci palla. I delfini si sballano col veleno del pesce palla. L'ha scritto in due. Pensa che idiota. Perché, scusa? Ma va, a me chiama va. Guarda, il delfino è intelligentissimo. E tra l'altro, c'è una nostra amica che ha fatto il bagno col delfino. Certo. E il delfino cerca. Sai che c'ha un cazzo così il delfino? Eh beh, due so, cazzi. Almeno no. Quello. No, quello squalo. Non è due, ignorante. Non ho mai scopati, scusate. Sei l'unico nel programma. Non sei un cazzo di cazzi tu, scusami. No, c'ha il delfino che è uguale. Cioè, c'ha il cazzo delfino che è uguale a quello dell'uomo. Uguale al mio, tra l'altro. Tutti uguale al mio. Cioè. E cercava di ingropparla. Ma cioè, non proprio... sono cose vere, dai. Cosa no? Ma non sono, sono cose verissime. Ah! Le cose verissime. Le cose verissime. Ciao, amici cose verissimers. In queste ultime puntate abbiamo avuto tantissime soddisfazioni in termini numerici. Il canale è letteralmente esploso e a tal proposito ho preparato un breve video di highlight dei momenti di maggior picco. Vediamolo! Cosa? Oh, pelle d'oca! Picco! No! Basta! Sono gli highlight! Esatto! Si fa male! Pazzo! Wow, ma... Scusa, ma che video è? Taci, cazzo! Ma devi questionare per ogni cazzo di cosa che faccio! Figa, sembriamo due sposati da 30 anni! Ma perché non sai tacere? Sei una cazzo di operatrice con il telefonino in mano! Devi fare una sola cosa! Sì, 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 non ti scaldare. È solo che è un video un po' buffo e a tratti leggermente grottesco. Alla fine sei solo tu che soffri e ti fai male. Alla fine sei solo tu che soffri e ti fai male. Sì che mi faccio male, e anche tanto. Ma per il successo si fa anche questo. Impara, testina. Ma... ma... cosa? 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 Su dai, non levarmi concentrazione. Pazzo. Perché ora è il momento più importante della puntata di oggi. Sì. Ovvero l'esperimentone. Che rumore. Esperimentone. Ma che cos'è? Cosa? Quella cosa buffa che hai fatto con la bocca. Quale cosa buffa, stronza? Ma come? Forza! Su, inizia! L'esperimentone. Questa cosa ridicola che fai non sarà mica una sorta di sigla o jingle? È bruttissima! Ma sai che adesso ti prendo per i capelli e ti trascino per il parcheggio quando è vero che peso 140 kg per un metro e mezzo? Sì, sei un pelo fuori forma. Vado fiero della mia stazza, non sono grasso, sono benestante, che è diverso. Adesso smettila di distrarmi e coadiuvo, che è il momento Basta! L'esperimentone! Ma che fai accovacciato con il sedere di fuori sullo skateboard? Che imbarazzo! Allora, amici cose verissimers, oggi vi dimostrerò il potere del corpo umano e della scienza applicata.
diverrò il primo aviogetto umano in grado di locomuoversi solo con un pacchetto di Mentos e una boccia di Coca-Cola da litro. No, no. Ma non stai per fare quello che penso? Che cosa? Infilarmi in culo un pacchetto di Mentos e poi versarci un litro di Coca-Cola per diventare un jet umano? No. Certo, stronzetta, sono un genio! Wow. Mica quelli che fanno saltare i cessi! Questa è scienza applicata, cara la mia stupidotta! Su dai, dammi una mano con l'imbuto! No, no, no! Mi rifiuto, che schifo! Sai che non me ne frega un cazzo! Faccio da solo! Sei sempre inutile e petulante! Ecco, guarda come mi proietto nell'Olimpo degli youtuber mondiale! Mamma mia, secondo me non stai facendo una cosa intelligente. Mamma mia, secondo me non stai facendo una cosa intelligente. Ha parlato la laureata. Sì, ho anche un master. Carta straccia, stronza. Guarda me, terza media e sono un dio. Ma sei serio? Ecco, dai, adesso verserò la Coca-Cola nell'imbuto e schizzerò come un jet grazie allo skateboard dove sono accovacciato a cani. Pronta? Uno e due e tre. Oddio, che schifo! Sì! Ma malissimo, ma cazzo, ma è un recato, mi sono mosso di 5 centimetri. Mi sa che non è uscita solo schiuma e cola. Sì, mi sono cagato l'intestino. Oh mio Dio, ma che schifo. Ma stai bene? Vabbè, richiamiamo 118 anche oggi. Sì, pronto? Sì, pronto, sono... No, ancora tu. Non mi dire che il coglione si è fatto ancora male. Eh sì. Va bene, arriviamo. Le cose verissime. Buccione si è dilaniato. No, sta piangendo. Non ce la fa più, è viola in faccia. Ma hai fatto, Buccione? No, mi fa morire. Perché te la sei immaginato, sì, vero? L'ho visto, però. Cretino. Ciccione, un metro e mezzo. Ho capito come ha fatto il ginocchio sullo skateboard. E dopo ben 56 giorni in Italia finisce questo iper lungo infinito periodo di Marco Mazzoli in Italia. Dai che ti rivogliamo qui a dicembre per festeggiare il Natale, ma soprattutto per far mangiare l'ultima fetta di panettone a Mauro Mauro. Buon rientro a Miami. Mi sa che sono qua a Capodanno. Benissimo, cazzo. Sì. Vabbè, poi quando torno ci vediamo. Come? Dove vai? Io non ci sono a Capodanno. Come ci sei? No, io sono in ferie. Ah, venivo per te io? Ah, allora stai lì. No. Stai lì. Cazzo, avevo preso tutto, il cuscino per dormire a casa tua. Yemen. Sì, adesso. Yemen. Ma che Yemen? Ma vai a cagare. Ma vai a fare il culo, scemo. Scemo. Due minuti sono morto. Ma sto coglione 20 secondi. Dai, leva sta cagata, basta. L'hai ballata fino adesso. Ah, sì, basta, ritornelle, via. Ballavi come l'incantevole Crini, tutto rigido. Quando mi chiedono in America, ma cosa fate nel vostro programma? Che musica mettete? Ma musica cosa? Chi? Ma musica va. Gli risponde da Ramazzotti. Contorno, è un jingle. Sì. È un comunque... Aspetta che c'ho il fiato. Allora, spieghiamo che all'inizio la musica nello zoo si arriva solo perché noi andavamo a fumare. Esatto. Adesso non fumiamo più durante la diretta. Quindi fumo direttamente in onda. Cioè esatto. Elettronica, quindi... Proprio davanti allo spruzzino antincendio. Sì, proprio. Sì, fu da così. Cuore, non c'è C1-4. Cosa? Non c'è C1-4. Chi è? C'è questo C1-4? Chi è? L'elevatore prende il monossido di carbonio. Non c'è perché non c'è combustione, quindi non può scattare.
sta dicendo? Ed è il C14. Cosa ha detto il cretino? Non c'è il C14. Ma l'elevatore a incendio, dillo tu. Mamma mia. Hai visto? Pazzito. Pazzo furioso, pazzo. Torna qua, Marco, ti per prego. Chi avesse appena acceso la radio, Paolo. Spegnetela. Paolo è a Miami, sì. E non riesce a gestirsi lì. Perché lui, sapete, è un ragazzo con un sacco di handicap. Cioè, insomma, è un ragazzo che. Lui ha la P sulla maglietta perché no, principiante. È senza Marco, qua è un peccato. Perché va sprecato un sacco. Stiamo facendo delle prove sul microfono, perché poi quello sarà quello che uso io da domani, insomma. Dopodomani. Prova a rimettergli il compressore un attimo. Vediamo un attimo. Parla Paolo, parla. Dille le cose. Devo parlare a fuoco di lato. Forse è meglio così, eh. Sì. Cioè, beh, vi ringrazio che comunque la mia. Fai due prove ancora, dai. Che cazzo, siamo in diretta. È il bello. Vuoi provare anche tu, mister? Molto meglio, molto meglio. Okay, comunque, dicevo, in questi giorni qua ho avuto modo di ascoltare un po' le altre radio, sì. Ascoltare gli altri programmi. E ti sei consolato. Non c'è un cazzo. Cioè, io ho capito una cosa: non siamo bravi noi, fanno cagare gli altri. Ma noi siamo famosi per colpa degli altri. No, è vero. Allora, ho provato ad ascoltare Cruciani, sai che fa la zanzara. È divertente. Ma no, la roba ha fatto malissimo. Cioè, in collegamento con quell'altro là che blattera. Effettivamente potrebbero dargli una stanza insonorizzata a Parenzo. Fuori tanto. Fuoco, tutto in distorsione. Una roba. Sembra sempre agli Uffizi, Parenzo. Spero che tu abbia speso bene quei 18.000 euro che ti abbiamo dovuto pagare per quella parola. Ah, che sì? Sì, 18.000. Avete pagato 18.000? 18.000, sì. Io non essendo antisemita. Tra colleghi non ci si denuncia, comunque, volevo dirtelo. Cioè, tra colleghi, quelli che fanno questo mestiere, è brutto denunciare un collega per una battuta, però ognuno fa. Capito, il superficiale. Comunque. Mi tocca ritirare anche la mia contro di te, vaffanculo. Come? Perché mi hai denunciato? Gli mando un messaggio, speriamo non sia partita. Aspetta. Chi? A me? A me mi hai denunciato? Sì, anche Fabio, però Fabio. Come? No, vabbè, ma io tanto poi tu mi paghi l'avvocato come al solito e quindi okay, l'avvocato ti dà i tuoi stessi soldi a te stesso. Invece, un attimo solo, c'è questa qua notizia, è già la seconda di cui, insomma, si parla di questo argomento. All you can eat. All you can eat letteralmente significa tutto quello che puoi mangiare. Certo. Yes. L'altro giorno è uscita la notizia di un ristorante all you can eat che ha buttato fuori un cliente perché stava mangiando troppo. Ma scusami, si chiama all you can eat. Certo. In teoria, a parte che negli all you can eat non voglio generalizzare, però dubito che la qualità sia proprio. Beh, ma scusa, come quando vai. Io sono andato in questo negozio, sai, quelli tutto a un euro? Ho preso la carta da imballaggio, 2 euro. Come? No, scusa, tutto a un euro, un euro. No, questa è 2. E allora scusi, cambi quasi tutto a un euro dovrebbe essere il nome del negozio. Ah, sì, 2? 2 euro mi fa. No, scusi, c'è scritto tutto a un euro. Carta da regalo, 1 euro. No, 2 euro. Allora se la tenga, scusa. No, è successo di nuovo. TikToker mangia per oltre 4 ore in un ristorante all you can eat, cacciato dai camion. Cacciato perché hai rotto cazzo. Vabbè, ma scusami, se si chiama all you can eat. Tu è come l'aperitivo, no? Tu con un deca vai a fare l'aperitivo e diventa una pericena. Certo. E molta gente campa così. Diventa a Milano, anche una colazione a volte a Milano. Perché la situazione tipo degli stipendi rispetto ai costi a Milano è allucinante. Parlavo con questa ragazza nel palazzo dove sto qua a Milano da 2 mesi ormai. Quella senza soffitto e senza pavimento, poverissima. No. E mi diceva, scusa, io guadagno 1.200 al mese. Un affitto a Milano, ma proprio se vuoi un posto di merda, minimo sono 900. No. Come cazzo fai a mangiare? La situazione casa è imbarazzante. E mi diceva, non so dove andare, devo dividere la stanza con altre 4 persone. Cioè, io da proprietario mi vergogno di quanto sto diventando schifosamente ricco. Invece no, pensa, ho chiamato Pellecchia, sai che lui è il classico comunista con 26 case, gli ho detto, non è che hai una delle tue case libere? Ho detto, no, purtroppo sono tutto occupato. Beh, però, allora, io ad esempio, adesso, fuori, cioè, senza, io ho un appartamentino che con Cristina abbiamo preso come, a livello di investimento. Sì. Allora, se vuoi fare una cosa giusta, c'è la possibilità di affittarlo tramite il comune a un canone concordato, quindi l'affitto non è l'affitto esorbitante che trovi in giro, ci paghi un po' meno tasse tu, però è l'affitto che paga il tuo affittuario è più basso. E sarebbe tipo? Senti, tipo la ruspa per sbuttarli fuori poi da chi l'affitti. È un 4 più 4, però lo gestisce il comune, invece di chiedere il 1.200 euro gliene chiedi 8.50 e invece di pagarci sopra il 22%. Al comune cosa fa, scusa? Lo affitta lui alle persone che hanno bisogno. Ah, okay. E però lo pagano, loro lo pagano 300. Garantisce però nel caso in cui non pagassero. Esatto. Si occupa di tutto lui. Che cazzo. E tu ci paghi meno di tasse sopra però. Ah, quindi alla fine. Un immobile di pregio hai fatto, cazzo. Beh, ragazzi, è una mansardina. Quella a Milano. Hai capito il comunista? Poi c'ho quelle sulle Champs-Élysées. Scusa, stando alla tua religione. Non alla è una religione. Sì, la religione dei sinistroidi. Ateo, è una religione. Ateo. Stando alla tua religione, tu, visto che sei benestante, ti puoi permettere più di una casa, dovresti regalare il soggiorno. No, il soggiorno. No, scusa. Oh, scusa, Marco, c'è un marocchino. Perché non lo stai andando a picchiare? Io. Secondo la tua religione, dovresti picchiare i marocchini. Ma io non ho nessun. Ammazza
pensa quell'omosessuale, come mai non prendi a calci gli omosessuali? Io. Tu che sei di destra. Ma io non sono di destra, io, non sono di... io sono re indiscusso e basta. Sì, monarchia. Lui è monoteista. Sì, a me fa schifo la destra, la sinistra, il centro, sopra, sotto, avanti, indietro. Dai uno schiaffo a questa come donna. Come per la religione, l'altro giorno mi avete preso per il culo perché dicevo io credo ma non in quello che professano le religioni, c'ho la mia, c'ho un mio credo. Fai molto bene. So che cosa è giusto e cosa è sbagliato e cerco di stare lì dentro, capito? Sì, sì. E basta. E le cose mi vanno bene. Basta. Perché invece di fare il re non ti fai la tua religione? No, bravo, fai Scientology. No. Fai Mazzology. 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 Ah, no, no. Mica però il nome è bello Mazzology. Sì, ma non so, non, cioè quelli poi alla fine è tutta una questione. È facile truffare. È una questione di denaro. Sì, però Marco, no, se fai una religione no chirichetti, No. Sai essere chirichette di 18-19 anni, va bene ecco, così? Sì, meglio. Per l'ultima volta non è andata benissimo. Secondo me Mazzology va benissimo. Mazzology. Sì. Non lo so. È più facile rubare con la religione. Non lo so. Guarda la chiesa. Io sono convinto che se fai del bene torna del bene, se fai del male torna del male. E se fai dell'abbastanza? Ti torna abbastanza, capisci? Tu che sei una brutta persona. Io che affitto col canone concordato sono una bella persona. No! In un momento in cui tutti speculano e io invece aiuto gli affittuari. Tu dovresti cedere questa tua abitazione che hai in più alle persone bisognose. Questo vuole la tua religione. Esatto, tu dovresti cedere alle persone ariane. Invece guarda qua, guarda guarda questa persona. Non funziona così. Guarda Palmieri. Fino a prova contraria, ieri avevamo un uomo di colore in studio, guarda, e l'ho voluto fortemente io. Però per tutta la puntata hai voluto ucciderlo. Ma non è vero. Perché era imperfetto. Ma non è vero. Come la chicca che ha sangue arabo. La chicca ha sangue arabo essendo calabrese. La chicca mi vuole molto bene. Lei sì, perché spero. Vede in te comunque la sua salvezza. Ma tu essendo di destra la vorresti gasare. Ma non è vero. Puccioli, scusa. Pazzito, Chicca. Mi puoi difendere per favore, almeno tu? Aprigli il microfono un secondo. Di quanto mi vuoi bene, Chicca, invece di questa merda qua. Ma sì, voglio bene a tutti io. Però un po' meno ad Alisei. Oh, è un chiaro caso di sindrome di Stoncolo. Si vede che è una donna intelligente. Chi è la tua amica preferita? A me lo stai chiedendo? Sì, perché sono quelle domande da quinta elementare. Visto cosa sono costrette a fare le nostre ragazze per mantenere il posto di lavoro. Ma non è vero. È così che trattano le donne, quelli di destra nel nostro programma. Ma io non sono di destra. Ammaestrate come le foche. Dai Chicca, digli quanto gli vuoi bene. Ammaestrate come le foche. Così, trattate così come schiavi. Dai Puccioni, di qualche cosa contro Fabio. Se no è impazzito. Mai successo? È mai successo Puccioni? Assolutamente no. Beh, guarda, è costretta a negare in onda. Mazzoli come Gianbruno. Non sono costretta a fare niente. Domani, ragazzi, sappiatelo, la Puccioni viene vestita di blu Estoril, purtroppo. No, non credo proprio. Allora di blucina. Blucina, no. Perché blu Estoril l'ho scoperto. Ma va, blucina è un colore da poveri, figa, dai. Allora dai. Ci farò la mia casetta a canone concordato. Alisei non è abitabile. Viva re Marco e la regina Paolo. Vedi che ci vogliono così, Paolo. Regina, cazzo. Però si chiama Paolo da Foggia. E allora? Dovresti. No, andare. Michele da Foggia. Ce l'hai coi terroni, allora, tu, Fabio. Paola Michele. Mazzoli. Quindi un transessuale. Viva re Marco e la regina Paolo ancora, vedi? Ci amano sempre tutti. Lo stesso. Tipo io, c'è il film di Leo. Che cazzo è? Cruciani in fango. No, ma non è stato Cruciani a denunciarci, è il suo socio. No, è stato. Lui che ci ha fatto 18 bombe gli abbiamo dato, pensa. Per aver fatto una battuta. Oltretutto, noi lavoriamo con una persona. Vabbè, lascia stare. Vabbè. No, infatti. Ci risentiamo lunedì, ragazzi. Da Miami! Fai dei bei saluti, ringrazio tutti. È troppo. È presto. No, sei giusto. Sono 49. Sono i saluti di tutte le persone che ti sono state vicine in questi 56 giorni. Tutti. Ma in che senso? Rovazzi, Luca Alba che ti hanno portato fuori. Devo chiedere ancora scusa a Luca Alba che l'ho massacrato quella sera. Poi aspetta, c'è Andrea, Rovazzi. Giorgina, Rovazzi. Aspetta, le persone che mi hanno I vari amministratori delegati. No, Angelo, Lucia, l'amministratore del Giorgio Armani, che è il farmacotto. È stato a casa sua, cazzo vuoi? Paolo Noise, il signor Parmacotto, che fa le vaschette quelle di carta per non inquinare, numero uno al mondo. Bravissimo. Aspetta, poi quell'usuraio che c'è a Lentate sul Seveso. Quei due simpaticissimi di Publitalia. Aspetta. Ah, Enrico Papi. Elisabetta Canalis, l'Arcuri. Beppe Vessicchio. Vessicchio. Tutte le scene. Vessicchio. No!
lui, no, no. Lui è serpente. Vesicchio. Sì, è come Voldemort. Poi aspetta, la Paolo Barale, poi tutta Rosanna Cancellieri. Roma, la città di Roma bellissima. Roma. Tranne gli stronzi, il Papa. Turisti che sporcano vicino alla Fontana di Trevi, bastardi di merda. Quando sarò re, io butterò praticamente l'elettricità su queste persone. Poi chi altro? Basta, grazie. Sinbad il marinaio. Sì, che mi ha scopato il culo. Sì, lui. Ci sentiamo lunedì. Ciao. Ciao Paolo, sto arrivando, puttana. Puttano, arrivo sabato, domani. Sì, ma non è che ti voglio vedere subito. Sì, da domani sera cena con la DeLorean, io e te. Ma sei pazzo, arrivi a che ora arrivi tu? Arrivo alle 8 di sera, figa, perfetto. Non è un impegno, c'ho giudo. Sai che io volo davanti, non mi stanco come te, io arrivo fresco, figa. Guarda che io ho volato quasi a metà. Io arrivo fresco, tu eri sulle uscite d'emergenza. Tra il 21 e il 44. Io arrivo fresco, bello. Ma te te lo pagano, io pago, bastardo di merda. No, me lo sono pagato io, scemo. Con soldi tuoi, tra l'altro. Ciao, Mr. BB. Ciao, arrivo fresco.